Signori e signore, benvenuti alla gara più importante della settimana, Maranga contro tutti. Si sta già scaldando e sui rulli, andiamo subito a vederlo. Come sono le sensazioni, Alan? Oddio, adesso sono anche buone, però sono sui rulli e siamo tutti fermi. Adesso va bene. Va bene. Ho invitato un po' di gente pesante, con i motori pesanti oggi. Qualche professionista che farà la gara su Swift insieme a te? Ce ne sono tanti, cioè, cominciare da Bettiol, Ganna, Ciccone, Colbrelli, Caruso, Cappecchi, Martinelli. E tanti sono già collegati, sono già dentro, li vediamo. C'è tutto il quartetto della nazionale italiana che va sotto i 4 minuti, Ganna, Consonni, Lamon, Scartessini. Cioè, ci sono tanti VAT presenti qua. Però Alan, ho deciso di farti una sorpresa prima di iniziare questa diretta, o meglio di farti compagnia, meglio, io ti aiuterò dalla miraglia, però c'era qualcuno che ti aiuterà anche in gruppo, o meglio, forse cercherà anche di staccarti. Vediamo chi è. Chi è? Chi è? Lo riconosci? Lo vedi? È il Bettio? È il Bettio! Ah, andiamo bene! Sta finendo il riscaldamento. Si come hai fatto a convincerlo? Bettio. Cioè, io, l'ultima volta che si è visto in quella posizione là era il giro delle fiamme virtuale. In realtà ero così, guarda. Ero più così. E non è finita bene. E non è finita benissimo. No. Penultimo. Però hai fatto uno scatto da eroe con Remco. Comunque, oggi è un'altra gara. Oggi è tutta un'altra storia. Sì. Allora, oggi siamo tutti su Swift. Quanto manca la partenza? 7 minuti e 58. 8 minuti, ok. Allora, ho parlato con alcuni corridori, però ho detto, ragazzi, gestiamoci. Partiamo regolari, facciamo andare chi vuole andare subito e poi, dopo metà corsa, magari si può accelerare. Cioè, sono quegli accordi che poi vanno a finire sempre male, però è bello sempre illudersi, no? Che si possa partire tranquilli. Insieme, aiutarsi, ma non succederà mai. Non succederà mai. Spero che almeno Ganna, che è quello col motoraccio più grosso per uno sforzo del genere, di oggi mi dia una piccola mano. Senti, spero, che ti chiedono già, sei già 260 watt, Alan, ti stai scaldando. Questo è il wattaggio da warm up per il nostro Alan. Sono già 140 battiti. Quella è l'adrenalina. Bettio, te come stai? Io facile, guarda, metto anche un dente meno, anche due. Vai agile. Ma tu, Bettio, vale la stessa cosa che per Ganna, nel senso, tu stai con me, tranquillo, davvero amico, e poi si va via regolari, cioè. Sì. Ma io lo dissi a Roche, per piano virtuale, partiamo regolari, e poi si rientra. Pronti via, ma è andato via, non l'ho più visto, quindi non mi fido più di nessuno. Bettio, ma io non sono Roche, io sono Maranga. No. Sei Maranga, sei curvo. Ho qualche watt in meno, dai, Bettio, far così. Va bene, via, vediamo. Vediamo come si mette a non storia. Non mi fregare. Comunque no, vi dico, Bettio, avete già 1786 persone che vi stanno seguendo nel riscaldamento a 6 minuti dalla partenza, quindi oggi per sentire la tensione, l'adrenalina del momento importante. Ma questo è il gruppo? Il nostro gruppo di oggi? Aspetta che te lo faccio vedere. Non siamo tantissimi. Per ora siete 164, calcola che Swift ti fa vedere solo quelli vicini al Maranga, quindi. Ok. Vedo gente già nervosa, vedo degli avatar che tremano. Ho visto gente che uno che fa retromarcia. Vediamo con il rullo attaccato. Vediamo chi sono i professionisti già collegati. Allora, salutiamoli tutti. Un po' di salto. Vediamo Alessandro Monaco, che c'è tutta la Bardiani, quasi tutta la Bardiani. Qua, in maglia CSF Faizanè, che salutiamo. Vediamo anche perché la gara ha il suo nome. Eccolo qua, il Bettio. Ma che occhialino tattico che c'è anche su Swift. No, c'ho un ciuffo che se riaprono parrucchieri ve lo faccio vedere io. Sembri Tom Cruise nell'ultimo samurai.
Abbiamo Damiano Caruso. Ciao Caddo. Sicilia. Eros Capecchi, ho visto, mi è sembrato di vedere. Capecchi è quello che mi fa più paura, perché siamo a Innsbruck, Maranga, occhio. Simone Consonni. Infatti ho detto, l'ho ricordato prima, c'è tutto il quartetto per una stanza italiana pista. Però noi torniamo sul Maranga. Allora, se riesco, proverò a switchare tra i vari corridori, terremo ovviamente il Maranga come guest star fisso, è il nostro obiettivo, anche perché oggi la live è Maranga contro tutti. Però proveremo a saltare di qua e di là, tra un corridore e l'altro. No, vedete, bisogna tenere la giornata. Bisogna guarda saltare. Guarda chi ha i ruota, i Maglia Ineos, lo vedi qui? C'è Gunn, è già lì con me. È ruota, è la tua ruota. Ha capito che dobbiamo collaborare. Bravo Pippo, bravo Pippo. Stai lì, mi raccomando, metta corsa insieme, vantaggi regolari, anche se il suo regolare fa un po' paura. Comunque oggi mi sono attrezzato, ho il ventilatorino, ventilatore e anche i gel isotonici, quindi bravo. Nel caso mi trovassi in difficoltà, anzi mi troverò in difficoltà sicuramente, il problema è capire se riuscirò a bere il gel, il problema è quello. Perché soprattutto a mandarlo giù. Sì, perché quando hai le convulsioni è difficile ingerire qualcosa nel corpo. Ricorda quella tappa del tour in cui non riuscivi a buttare giù la barretta, ricordacela tutta. Sì, quando vai a tutta sopra i 170 batti, ne ho già 138 adesso. Comunque dietro Alan vediamo la cucina, speriamo che oggi rimanga in disuso visto l'orario, che non venga no, in teoria dovrebbe essere a posto, non dovrebbe intervenire la cuoca. Oh, 3 minuti ragazzi. Sì, 3 minuti. calma. Allora, studiamo un po' la tattica, com'è che partiamo oggi, Alan? Non come l'altra volta che hai fatto un minuto allora, 400 watt e eri in fuga in partita. L'altra volta mi hai messo uno stress infinito, parti davanti, parti forte, mi sono fatto prendere la mano. Oggi facciamo la corsa su alcuni pro. Betty ha detto che sta tranquillo per almeno metà corsa. Io sono tranquillo. A meno che non faccia il traditore, anche lui... Tranquillo, Consonni, penso che anche lui abbia voluto aderire a questo patto di non belligeranza iniziale. E secondo me, anche Visconti. Aspetta, Ciccone mi ha mandato un vocale prima, mi ha detto che è stato poco bene, è 2 giorni che non va in bici, problemi fisici per lui, però vuole esserci. Non ci crede nessuno. Ha detto che sempre su Instagram. Ha avuto qualche problema di salute, però voi prof siete tutti così tranquilli, da questo punto somigliate un po' agli amatori, andiamo piano, poi il primo che scatta vi cominciate a vedere tutti rosso, no, non parte è una guerra, non è mai successo. Ragazzi, si corre non prima di luglio, calma, ci vuole calma, state buoni. Allora manca 1 minuto e mezzo, possiamo tornare con l'inquadratura Swift. Oddio, Vezio! Piano! Piano, Vezio! Comunque erano 2 anni che non ci correva insieme. No, ma mi preoccupa lo sforzone, proprio quello violento, non è il piastamento, che tanto non me ne... so che arrivo dietro, ma è lo sforzone per fare una figura decente, quello che mi preoccupa. Io voglio aprire un ventaglio con te, Marang. Ale, come in Cina nel 2014... A Innsbruck, lasciamo il ventaglio ventaglio in Austria, non sarà mai visto. No, lo facciamo noi. Lasciamo noi, cambiamo il ciclismo. Oddio, 50 secondi. C'è anche Fabbro che parte in testa. Beniamino Tomas, ecco. Fabbro, un altro, l'ho sentito. Un altro pericoloso. Fabbro, non l'avevo sentito. C'è Tizza, c'è. Ha scritto, ma la Bardiani tiene la corsa controllata. Magari, Tizza, magari. No. Vai Maranga, se non arrivi nei primi 10 vendo la maglia di GCN, ma addirittura. Oddio, chi è che urla qua? Nessuno urla. No, sento ride on. Devo andare a prendere un bicchiere d'acqua pure io qua. È in taglia erba qua. Ah, non era il commissario di corsa. Oddio. Oh, 8 secondi ragazzi, si parte. 2640 via. Persone collegate per il grande via. Ci siamo. 3, 2, 1, Ale, forza ragazzi.
Vabbè, così. Sto prendendo sportellate dappertutto. Ma raga, 500 watt, dove vai? Dai, piano. 500 watt, dove vai? Sono qua, va bene, ragazzi, se ci, va bene, se ci Betty, sentite, devi, piano. Devi recuperare, Betty, dai che sei un po' dietro, ti vedo da qua. Io vedo il... io parto sempre in fondo, eh. Vedo il caschetto di Bettio. Dove sei, Mara? Non ti vedo. Ah, eccolo lì, guarda, perfetto. Ci sei, Bettio? Sì. Sono... Però Alan, sei un po' indietro. Qua. Bisogna andare a aumentare un pochino. Io... quando davanti. La scia non la sento, eh. Io devo tenere le cartucce lì, Brambo. Va bene. Stai in soglia, per adesso va bene così. Comunque, Bettio, io... tira? In mezzo al gruppo a 360 non ci sono mai stato, eh. C'è davanti la Polonia che tira. Ma chi tira la Polonia? Mi sei indurito il... Qui sale la maestri. Strada, eh. 2% in su. Non esagerare, Ana, sei già a 4,30. Va bene così, pian piano si va avanti. Calcola che c'è un sacco di persone del gruppo B e del gruppo C davanti in questo momento. Fregatene che questi rimbalzano tutti. Andate così regolari. Oddio, c'è uno che ha fatto un'inversione, oh! C'è uno che ha fatto inversione avanti. Si è spaventato. Allora, andiamo a vedere qualche altro prof com'è la situazione, come sono messi. C'è uno col cappello a francese, bellino. Sì, c'ha la coppola. Io ho visto il tuo cappello. Oh, fanno un buco in qua. Sci, Alan, stai in scia. Allora, Alan è 238esimo. Vediamo dove è. Lì è meglio. Betty è 169esimo, Alan. Devi andare avanti, sei indietro. Ale, Alan, ma che è? Ingolfato. Ma te, Betty, o parli così tranquillo a 450 watt? Ma proprio... che sono? Sei un fiorellino. Ma che sono tutti? Ah, fiorellino. Volevo aspettare Maranga, ma... Dove stai, oh? Dov'è Ganna? 140esimo. Adesso lo cerchiamo, cerchiamo Ganna. Comunque, se si sta così vicino, si va in terra, eh. Io ve lo dico. A me ha fatto inversione 1. Maremma lupa. Pippone. Eccolo qua. Pippo è 16esimo, ragazzi. Pippo oggi vi svernice, 16esimo. Ma Pippo, Pippo me. Davanti, è davanti Pippo. Dategli dove vicino. Sta con me, maledetto. È lì che sgambetta 400 watt. Io sono... Oddio, il buco! Dai, chiudilo! Dai, torniamo sul Maranga che bisogna incitarlo qua, eh. Allora... C'è gente impazzita, avatar che schizzano. Tanto 3.000 persone connesse alla live. Allora, oggi devi veramente finirti. Eccolo qui. Oh, cosa succede qui? Ma che cosa sta facendo? C'è Scartezzini, lui? Sì, è Scarte. Della... No, non lo so, può essere. Grandi, grandi, grandi. Allora, 683, stai guadagnando posizioni, però bisogna continuare così, eh? Perché stai facendo tutta sta fatica? Sei 490 watt... la sto rimontando, Rambo! L'ho visto. Non esagerare, sei già 178 watt, dobbiamo resistere almeno 40 minuti, così la gara è lunga, eh? Ragazzi, la gara è lunga, avete sentito Brambilla o no? Mario! Ciao, gruppetto! Anche Guardini l'hai appena passato. Ma che c'è Fortin adesso, eh? C'è davanti Pippo Fortin, sì. Sei a ruota di Fortin. Oddio, recupero un attimo, Rambo. È un po' dietro a Pippo, dai che recuperi. Ma il bello è che questa è pianura, eh? No, adesso è discesa, meno 6%, meno 3. Ecco, appunto. Andiamo bene! Bravo, non preoccuparti, va benissimo così. Vedrai che poi la salita mette tutti, ognuno al loro posto, non preoccuparti. E beh, dove mi mette? Infatti Ganna è già nei primi 20. Oh! Tipo! Maranga, a te ti mette nel buco la salita. O io qui la discesa non la sento. Allora, un bel buco hanno già fatto. Ragazzi, io parlo al plurale perché sono in ammiraglia. Poi mi chiedono perché parli al plurale, Brambo. Sì, è così, sono in macchina, io sto seguendo la corsa. Oh, la chiudi il buco o no, Maranga? Chiudilo, Alan, chiudilo e poi ritorna in ruota, dai. E poi stai a ruota un pochino e riprendi fiato.
che fatica, oh. sto male a guardarti, Alan. Boh, stai qui un pochino con questi adesso. Cala un attimo, mettiti sui 400, 380, non continuare a superare, stai qui tranquillo un attimo. Comunque c'è una classe, Maranga, guarda, tieni fermo la mia spalle. Vecchio! Andiamo a cercare Vecchio dove va. No, ora sono un po' nelle avanguardie. Vediamo. Bettiol, trentesimo alla grande, con Fabbro. Ma Totò. Davanti c'è una cosa. Diciassettesimo, c'è vicino Caruso. Siete qui. Però c'è davanti, no, nessuno, è il primo gruppo questo. Ah, ok. Sei in testa. Occhio alla curva, mamma mia la curva, hai vista? Eh sì. Porca troia. Com'è che davanti sgambettano così facile, dietro c'è Alan che sta morendo a 500 watt? Torniamo un attimo dal Maranga a capire la situazione. Si è scaldato troppo, secondo me. Non la vedo bene, Rambo. Ma perché sono tutti sti buchi, Alan? Ma ti fanno il buco qua, non va bene. Dai che hai superato Conti. No, Visconti, c'è Visconti a ruota, Alan. Visco, aiutami. E dietro di te. Guarda che ce l'è qui, ti passa sulla sinistra adesso. Ce l'hai poco più avanti, in divisa nera che sta recuperando. Alan, sei 87, un recupero devastante. Adesso cerca di, questo è lo strappo di 400 metri all'8%, cerca di dosarla un attimo perché sennò non arriviamo alla fine oggi. Con calma, anche perché il livello è altissimo. Gestiamocela un attimo. Allora, discesa adesso. Quella in discesa, Alan, visto che sei pesantino rispetto a questi, cerca di metterti a ruota di qualcuno e mollare i pedali. Cerca se metti a ruota di questo nero, rallenti, non superarlo, rallenta. Cerca di prendere fiato. Cavolo, come parlare alle ortiche. Allora prendi il gruppo davanti, allora vai sul gruppo davanti, però poi devi mollare un attimo, sennò è un disastro, qua sei in mezzo a due gruppi. Come l'altra volta. Aspetto io lì, guarda. È che ci arriva un GCN da dire, che mi dà una mano. Bravo, stai con questi. Perché c'è anche un Ineos. È Ganna. Grande. Dai, stai un piccone. Ganna ti ha aspettato. Dai, stai con lui. Dai che ti fa rientrare. Regolare, Pippo. Bravo, Pippo. Va che lavoro. Grande. Con quel gruppo qua, secondo me, ci stai bene. Adesso è 260 battiti. Watt, anzi già 500, Alan, stai a ruota, vai piano, non andare in testa, cala un po' sti watt, sei una bestia, rallenta un pochino. bravo. Adesso tu mettiti a 300 watt, che secondo me ci stai con questi, non becchi buchi. Ok, perfetto, adesso sei in scia, rallenta appena, che sennò li superi, rallenta. Mettiti a 300 watt. No, esagiti, vai a 4,70 quando sei in scia e poi finisci subito in testa. Adesso è 2,10, 150 watt. Aumenta un pochino, che sennò ti fanno il buco. Mettiti a 3,30 e ci stai. Ok, 4,50, va bene. Rallenta adesso, sei a 500, rallenta prima che li superi. Maranga, ascolta Brambilla, per favore. Adesso sto anche recuperando, eh. Ok, va bene. Vi state dando i cambi regolari, buona. Pippo mi ha stupito comunque. È qui con te, grande. È un'ora che si allena Pippo, ha fatto un'ora e mezza prima della gara. Ma l'ho seguito prima, stavo guardando su Swift, stavo facendo un riscaldamento a 450 watt, rilassato, battiti anche bassi. Così perché va bene. Perché qui c'è il triangolino? Perché penso che, penso che non abbia un ruolo interattivo, abbia qualcosa che non va nel senso di potente. No, è da squalificare, positivo, Vecchio. No, dai, piano con le parole, però... No, perché non allora. Hai dato in regola. Switch un attimo sul Vecchio, vediamo come Vecchio sta girando regolare. Vediamolo qua. Sei... Vecchio sta girando regolare, sì. 69esimo, sei poco avanti il Maranga, certo. Vedo numero che sono migliore. Che vanno però qua. Guarda, c'è, dietro di te c'è il gruppo Ganna Maranga. Sì, infatti, io mi metto qui, l'aspetto. Buona. Bene, torniamo su Alan, che vedo invece un po' più provato, ma
vedo che dopo la discesa ha recuperato un attimo. È nuovo. Oh, eccolo qui, eccolo qui. Dai, sei un bel gruppo. Adesso qui cerca di prendere un po' fiato. Quel vantaggio qua va bene, anche un filo meno se riesci senza farti staccare, va benissimo. Abbiamo qui un po' di ragazzi bardiani, vediamo della valle. Della valle? Sì, della valle. Covili. Mamma mia. Il mio gruppo sta rallentando, Maranga, di brutto. Ma capito? Ragazzi, non si può partire a sta maniera. 10 minuti che siete 500 watt, adesso che cominciano a rimbalzare un po' tutti. Aspetta, vado davanti a rompere i cambi. Vai a rompere i cambi, Vecchio! Pensaci tu. Ci penso io a rompere i cambi. Alan, sta a ruota. Sono qua. Va che vengo lì, ti seguo il rullo, cacchio. Sta a ruota, sei in testa. Prepara un po' i cappelli di dietro per dopo. Maranga. Ah, si è finito il primo giro, mi sa. Sì. Sai che leggiamo un po' di commenti adesso prima di andare a prendere la salita. Vedi, mi danno ragione anche da casa. Giorgio, fallo rallentare che si sta distruggendo. È quello che sto cercando di dirgli da un po'. Grazie, è difficile, è difficile. Bettiol, patrimonio del Nunesco. Grande Bettio. Sì, bravo, bravo, Balbo, mi garba Balbo. Giuro che cambio il logo del mio canale con un polpo se il Maranga arriva nei primi 20. Grande Calì. Sei rientrato, Maranga, eh? Sì. Bettiol, giusto per ricordare la sua rilassatezza. No, anche la sua rilassatezza. Bene, bene, bene. Allora, sei 98esimo, ci sono ancora dentro corridori del gruppo D, cioè c'è dentro gente del gruppo D qua che vabbè, vergognosi. Vabbè, taroccati vatto, dai. Sì, c'è anche qualcuno del gruppo B. Li squalificano. Sì, però ti sto dicendo del gruppo A, sicuramente adesso è 75esimo, ma sei avanti, sei molto più avanti del tuo gruppo. Anche se non tiri, meglio non farti prendere dalla smania di andare a chiudere sui gruppi tu sta ruota, piuttosto diamo la sgasatina in salita. E Dio, pensaci tu. E ora, ora. Vecchio, col caschetto. C'è la Mon, c'è anche la Mon. Chi si azzarda a scattare in salita. Anche Monaco, Cima. Mamma mia, si azzarda a scattare. Gli dura la quarantena un mese in più. Bravo Alan, qua vai da Dio. Evita di fare queste svattate a 4,60, cerca di andare a regolare a 3,50, 3,80 e andiamo benissimo. Vedo che ci sono davanti due gruppi, tutti rossi, quindi gruppo A. Però non preoccupiamoci, anche perché i vantaggi sono già altissimi qua, non si può andare a 500 sbarati, va benissimo. Sta buono, Brambi, sta buono, sta coperto. Infatti. Dai, Betto, ti vedo. Anch'io ti vedo dalla telecamera qui, sei bellissimo. Anche Pippo Ganna. Eccoli qua, uno da parte all'altro. Uno da parte all'altro. Mi ha dato una sportellata. come vecchi tempi. Mucchio selvaggio. Mamma mia. Qui tira però, 1%, Alan, non diciamo fesserie. Dai, su, fa il bravo. Vabbè, Bambo, Dal divano. C'è anche Mirko Maestri qua con noi. Vieni, continuo a dire noi perché la sento sta gara. Insomma, di essere dentro anche a me, sto facendo fatica a guardarvi. Ma quanti sono il gruppo davanti? Ma penso una cinquantina a vedere. Ci saranno 35 illegali. Sì, non preoccuparci. C'è Fabbro qua, cioè con tutti i profili. Fabbro, vabbè. Bisognerebbe provare a switchare su qualche prof davanti, ma non so chi ci potrebbe essere. Mi stanno mettendo. Bello aggressivo. Prova ad andare a cercare Visconti. Vediamo dove. Visco, dove sei? Adesso lo cerchiamo. Dov'è Ganna? Con Sonny, dove sono? Ganna è qua con te. Ganna. Allora, il primo l'ho visto bene. Di fianco a me.
Eccolo qua. Fan view. Non c'è più il Visco. Visco è quello che è tornato indietro, prima ha fatto l'inversione. Non lo posso vedere. Ha fatto l'inversione Visco. vediamo Ciccone. Mi sa che potrebbe essere avanti. Allora, Ciccone è undicesimo in testa a tirare, ragazzi. Stava male. Bugiardo! Guardate i watt per chilo, sta andando a 9 watt per chilo Ciccone. Ciccone bugiardo! Guardalo qua. Sto male. Diamo Sonny, poi torniamo su di noi perché... Dov'è Sonny? È 33esimo, penso che sia in un gruppo avanti a voi, il gruppo davanti. Con Tizza. È dura. Comunque anche Sonny sta menando a 400 watt, cioè, qui stanno andando tutti come gli assassini, eh? Non è che sono qui che giocano. Batta Busini! Ragazzi, e voglio vedere il peso io, 30 kg avrà messo più grassone di quel brand. Andaci lo screen. Ecco il gruppo di quelli giusti. Vabbè. Torniamo sul Maranga. È un po' lento, ok. Chi mi chiede perché non pedalo anch'io? Prima di tutto perché non potrei essere qui. Secondo perché sto switchando tra telefoni, computer, un sacco di roba, diventerebbe un po' complicato farlo mentre pedalo. Ma ci serve un direttore sportivo? Sì. Tra l'altro bevete un po' perché si va a fare la salita. Tra poco parte lo strappo. Io lo sento già. 4% partito lo strappo. C'è Cima, c'è Velasco, c'è anche Velasco qui con voi. Ai, mal di gambe. Allora, cerca di non superare i 4,50, però se no fai un fuorisoglia devastante, poi in discesa non vai più. Piuttosto col tuo peso in discesa riesci a recuperare tanto. Cerca solo di non perdere le ruote di sto gruppo. Dai, ti do anche un ride on. Conta niente! Cioè, le tasche piene. Mi appesantisci! Ho le tasche piene! Di quei ride on! Conta un cazzo, Paolo! Occhio! C'è le tasche piene di Raidon, quelli ti aiutano a andare più fuori. Vai, 4,50 va bene, 680 battiti, però sei fuori soglia, quindi ok, adesso scolliniamo, cerca di tirare il fiato, non superare nessuno in discesa, stai a ruota di questo, stai lì tranquillo. Scollinato. Adesso è scollinato, ok. Non perdere le ruote, però non perdere le ruote, non fare il buco, chiudi il buco, chiudilo subito. Ok. Ok, adesso rallenta, cala, mettiti a 300 watt, non di più, e tira il fiato. Questo ti ha fatto un altro buco, fa niente. Cerca di rientrare, c'hai Bulka davanti. Cacchio, continua a prendere buchi, sei peggio di un colapasta, cacchio. Boh, dai, va che ti supera Borgianni, stai a ruota sua, a posto. E qui bello tranquillo, recupera un pochino. Dobbiamo far scendere i battiti, i watt. Perfetto, va bene. Non superarlo, così va bene. Che fatica, ragazzi, fa ste dirette anche da qui. Non avete idea. Mi sa che l'ho preso nel buco io ora. Ok, stai qui, Alan, bravo così. Quando ti superano, cala un filo di gas, se no li risuperi subito, almeno riesci a stare a ruota. Cala un filino, Ala. Comunque i gruppi davanti sono tutti sparpagliati. Sto guardando nella mappa, c'è gente ovunque. Quindi non preoccuparti, Rambo. Hai da male. Non preoccuparti. Va bene così. Sei un trattore, Ala, ricordatelo. Tu tieni duro fino alla fine. Non ti si può mandare in crisi, è scientificamente impossibile. La mia faccia dice il contrario. Oh, cosa è successo? Ma vito! No, hai fatto lo sprint. Il sprint del morto.
Dai, adesso cerca di gestirti un pochino. Quando ti superano, cala un filino di gas, così sta a ruote e non le risuperi di nuovo. Ok. Buona. Adesso che gli rientri, cala appena appena, carezza i pedali che non li superi. Lo sto carezzando, eh. Dai che ricominciamo a leggere un po' di commenti. Qua ti incitano, il tuo pezzo forte. Non vado sotto i 170 watt. Infatti te lo fanno notare anche da casa. Maranga, 20 minuti fuori soglia. Però ti chiedono anche l'impossibile. Ragazzi, se la gente avesse i watt reali. C'è Belletti anche, no? Bulk. Cima, Damiano Cima. Sì, è Cima, è Cima. Vai, Damiano. Vai a tirare. Bettio! Ciao, Bettio! Che bello rivedere. Regolari. Che bello. Senza sforzo io. Madonna, che bello. Di Brambo. Ho guadagnato 20 watt. Ecco, adesso non andare in testa subito, però, Maranga, cazzo. Sta un po' a ruolo. Allora sei duro, No, sono qua, Bettio. Ecco. Cioè, di indelicato. E tu sei un po' indelicato. Cioè, di punto indelicato. È attaccato. Bettio, sono qua, Bettio. Questa andatura è indelicata. Tienimi coperto. Tienimi coperto, Bettio. Tra l'altro c'è un sacco di gente qui in gruppo che non ha il fulmine, quindi non sta usando il misuratore di potenza, quindi andate tranquilli. Chiusa da noi. Chiusa senza la velocità è squalificato, quindi... In teoria... Siete in centesima posizione. Vedo gente con gambale e manicotti. Altro che fulmini! Altro che fulmini! Guarda, Betti, come stanno belli i vicini, oh! Guarda che roba, Betti, oh! Guarda! È lunga ancora, Siamo neanche a metà, Vicino a metà, dai! Metà adesso! Aspettiamo l'ultimo giro, Bettio. Stai qua, ma stai scherzo, qua. Ma volentieri. Che bello. Vai, ti faccio entrare, guarda. Dai, sono sceso, 171 battiti. Ecco, non avere fretta di tornare a 180. Ma che non scendono più. Ma un coso per l'attacco di cuore ce l'hai? No, 168, Bettio. Sto recuperando. Un defibrillatore. Bettio, sto recuperando, 168. Sì, ti andiamo sento, vedere, come respiri. Andiamo a vedere quel ciccone che prima Bettio, c'ha... Bettio, quanti battiti di Aiko? 160. Ciccone è nel gruppo con Tomas e col Brelli. Secondo gruppo, tra l'altro, neanche nel primo. Quindi... Ma che Tomas? Gary Thomas? No, con Beniamino Tomas. Questa gara è piena di prof italiani, ma ha avuto eco anche all'estero. Ma nel primo gruppo, a parte Contador, Armstrong, Ulrich e Bernal, chi c'è? Col fulmine. Non lo so, anche perché Ganna è addirittura nel terzo gruppo, è il gruppo davanti a voi adesso. E ora Ganna ha voluto Dick, va più forte di noi. Esatto, Pippo non sta. Ne ha troppa. E comunque mi dai ancora quel campionato italiano per mezzo secondo. Fa troppo furbo lui. Fatti perdonare. Vieni a darci una mano qua. So che ci stai guardando. Pippo, so che ci stai guardando. Volevo andare a vedere. Vediamo se lo trovo. Allora, Daniele Ratto, che è un ex professionista, quindi più o meno dovrebbe essere... nella lui situazione di Alan, e infatti è in gruppo con Alan, sia con me che con Bettio, anche con me la dilettante, pensa, tutti e tre siete compagni di tutti e tre. Vai, Rattone. Ratto è qui, è in gruppo con te Alan, è in gruppo avanti a te Alan, lui è 85esimo in fondo al gruppo, è con Ganna, guardali qua insieme, Ganna e Ratto, credetti. Aspettateci, guarda il Bettio, che signore che aspetta un vecchio amico in difficoltà. Quanti battiti hai, Bettio? 165. Vabbè, dai, anche te. No, ma io faccio fatica. Insomma, non come me, però. No, io sto grondando. Oh, ci sta bene qua, però, Bettio. Ma qua in fondo. Ma, guarda.
che ciuccia bello, ruote, finalmente. Forse mi arriva la... avvisami se stanno frustando, Bamo, perché sennò... No. Sì, sì, tu vai così tranquillo. Tanto più di quel wattaggio qui in pianura non è che possono andare, cioè non è che possono andare a 500 watt in pianura, quindi tu vai così, se a 400 watt a ruota, più di così non devi andare nemmeno, quindi sei sereno che va bene. Se van di più è perché c'è qualcosa che non va, non preoccuparti. Oh, mamma mia che goduria. Oh. Io prendo un gel, Rambo. Sì. Anch'io, guarda. Sono curioso di andare a spiare Ganna in salita a vedere che wattaggio spara. Dopo switchiamo su di lui. Ganna non è rimasto ai patti. Scalpita, oh, era troppo caldo. Bettio, facciamo spallate, Bettio? Ho appena attraversato una spalla. Sì, fino alla borraccia, vale, adesso fa il cretino. Madonna, osti. Sti like nelle tasche che mi appesantiscono. E gli occhi pieni di tema, ragazzi. Ringrazia. Ci sono 3500 persone collegate a fare il tipo per voi due. Ve lo scrivono. Dai, che sei un po' tranquillo adesso. Chiedono quanti chilometri è la gara. Abbiamo appena passato la metà, 35 chilometri, adesso siamo a 21. Fare il buco, Bettio. Lo vedi che è il lavoro di like che ci sanno noi sulle tasche? Non ce l'ha nessuno. Guarda cosa arriva da solo wattaggio, Alan. Questo deve darti morale. Riesci a leggerlo da lì? No, non riesco a leggere niente. Rambo. Alan, stai planando. Stai planando. Adesso sono a ruota. Bettio. Ma mi dà conforto vedere Bettio, sono sincero. Sì, vedere Bettio lì che mi aiuta. No, vorrei solo far notare l'aspetto un po' differente tra voi due, però fa niente. Nel senso. E metti lì che sgambetta, bello. Ciao. Io sono trasfigurato dallo sport. Dalla colomba. Mamma mia, sembra il gobbo di Notre Dame. Allora, andiamo a vedere primo gruppo cosa fanno in salita. Abbiamo Sonny. Sto durando fatica anch'io, Sonny è qui, bello rilassato a 4,90, 536. Sì, la bianca. Come no? 5,65. A 110 faccio pedalate. 5,86. Sì, 624. Ho iniziato la salita. Guarda la salita come se la prende. Va che andare. 670 watt, 700 watt. Non sento niente. Con Tizza, Tomas, gruppetto di quelli che menano questo, 18° Colbrelli, punta a vincere oggi, va che andare. Non preoccupatevi voi, adesso torniamo dietro su Ana. Ero curioso di vedere che svattate davano davanti per riuscire a staccarvi, perché cioè, era un po' pazzesca sta cosa. Ha fatto tutta la salita a 600-650 metri, adesso scollina, va in discesa, alla grande proprio. Sì, ho recuperato, 169 battiti. Ma io qui salita, io andrei così, Maranga. Però vedi sono in discesa 250, 150 watt. È un pro di Swift, la sta gestendo. Ma qua che sofferenza invece. Bravo Alan, bravo cacchio. Se pensate che Alan non pedala più a questi livelli da anni. Sta facendo qualcosa di incredibile. Cioè, Alan veramente è un motore fantastico. Ti è passato via adesso Bardiani. Come sono messo in faccia, Rambo? Sono messo bene? Gli avatar stanno bene, sia tu che il Bettio siete messi bene. L'avatar va a fare la spesa. Tu, Cima e Bettio, l'uno in fila all'altro, belli rilassati. Guardali qua. Avatar è appena nato adesso, lunga. Fa la spesa. Oh. Adesso Alan, proviamo a fare sta discesa come Dio comanda. Sta a ruota, mettiti a 250-300 watt e quello che succede. Ecco, sei già a 600. sei ingestibile Alan. Io 3,20, 3,50. Alan è in testa a 4,90, cosa vi devo dire? Cioè... Vabbè, così ma mi faccio sfidare un po' adesso. Ecco, adesso che sei in un gruppo, stai a ruota.
Tanto poi alla fine discesa vi ricompattate tutti, tu hai fatto lo sforzone devastante e questi invece stanno a ruota. Davanti a questi non c'è nessuno, Alan, quindi stai dietro, bravo, bravissimo, 150 watt, oh, che bello vedere 150 watt. Stai qui, non superarli, bravo, perfetto, così mi piaci. Vettio? Dove sei? C'è anche Monaco qua in gruppo, cacchio. Io non sono tranquillo, non lo so. È quattro posti dietro di te, Alan, ti giro la telecamera così lo vedi. C'è un buco. Ah, no, c'è il buco. Ora si rientra. Grazie, Bettio. È in quel gruppo lì, adesso rientra. Grazie, Bettio. Teniamo la cartuccia per l'ultimo giro, Bettio. Ce l'hai un colpo, Alan? Sì, un colpo ce l'ho, lo faccio col Bettio. Siamo qua. Secondo me, piuttosto che darlo in salita come faresti nella vita reale, vedendo le tue prestazioni in discesa, che superi gente come se non ci fosse un domani. No, devi andare a spettacolo, Brambo. Allora dallo in salita, cosa devo dirti? Dai il colpaccio in salita. È Ganna quello lì, ci ha aspettato. Sì, è dietro di te. Guardalo qua, si è fermato, adesso rientra. Si è fermato per aspettarci. Cuore d'oro, Pippo. Dopo gli offro una birra. Ti vogliamo bene. Dopo abbiamo organizzato una videochiamata con lui, con Sony, Scartezzini, Lamon. Per discutere sull'evento. Facciamo il terzo tempo. Bene. Tu, Alan, continua così. Invece, cosa facciamo allora? Diamo una schermata. Io intanto devo prenderti. Sì, sai, Alan fa la discesa a 600 watt. Comunque, Gunn è rientrato. Ma sono più tranquillo così, ma Giorgio. Guarda che ti ha superato adesso. Ho provato a fare giocare d'anticipo. Okay. Per inseguire dopo. Va bene. Per quello che ti suggerivo dopo, tutti spareranno in salita, perché mentalmente uno pensa che sia la cosa migliore. In realtà, secondo me, con i tuoi 82-84 kg che hai segnato, allora, se in salita riesci a tenere la ruota e in discesa poi continui a menare forte, ma per davvero, mancano 3,5 km al traguardo da in cima alla salita. Quindi potresti provare a tirare dritto fino all'arrivo. Bettio, cosa poi facciamo? Bettio, tu provaci allora, dai. Bettio non è ancora arrivato. Qua. No, non sono arrivato. Sei arrivato, Bettio, che non ti vedo, no? Sei dietro. No. Perché sto facendo gli stessi watt di Mara. No, ora no. Non perdere le ruote, Alan. Sai, con questo gruppo. Che... Bravo. Chiudi subito il buco e poi ti metti tranquillo. No, ti dicevo, mancano 3,5 km da in cima allo strappo. O tiri dritto e spingi a tutta, e come va. Se chiudi il buco, poi ti parlo quando sei un po' più freddo. Porca miseria! Sono accelerato. Rallenta adesso che è chiuso. Okay. Ma basta! Anche qui, Anticipano la salita, anticipano la salita. Piano, che siamo in diretta. Che maledetti! Anche se ruota di Ganna, guardalo qua. Guarda che belli! Grande Pippo! Ti voglio bene, Pippo! Però non c'è bisogno di andare in testa adesso, Alan. Sta qui tranquillo. No, non vado in testa. Ti dicevo, finita la discesa, la salita, spingi forte. Quando arriviamo a due dall'arrivo, se la situazione è che sei con un gruppetto, ce la giochiamo un attimo tatticamente, stai un po' in scia. Se sei da solo, meni cattivo fino all'arrivo e si va e basta. Volevo fare l'eroe, ma con ste gambe, sto cuore... Ma che stai andando fortissimo, Alan. È andando veramente forte. Anticipo la corsa, vado un attimo su quelli davanti sullo strap, perché voglio vedere cosa combinano su Ciccone, Colbrelli e Tizza. Poi dopo torniamo qua a vedere la vostra salita. Però intanto adesso c'è il pezzo quello falso pianato. Intanto il Bettio non è ancora rientrato, cavolo. No, io sono a girare con i miei compagni. Hai preso un buco non da ridere. Ha preso un buco. Ho preso un buco. L'ho preso nel buco. Sì. Se prendi il buco puoi fare... Ci vuole dopo un po' di tempo. Occhio, Alan, che ti stai sfilando velocemente. Aumenta un pochino, che sennò rimane al vento. Bravo, Alan. Mi stai dando delle grosse soddisfazioni, comunque. Stai imparando a gestirti bene qua su Swift adesso. Ancora una gara e sei super. Bene, leggiamo qualche commento. Voglio bene a Pippo Ganna.
Guardalo lì, guardalo lì. Adesso arriva il Bettio. Ah, ecco, ora ti vedo. Ti vedi, Bettio? Sì. Sei 98, io 103, 101. Alan, cosa stai dicendo? Qui dicono che stai vaneggiando. Però ti sì. Incitano, ti incitano. Oh, guarda, state voi. 165, 175, ma in quel range lì, costantemente. Comunque siamo all'ultimo giro, eh? Ecco, sono rientrato. Grande Bettio! Grande! Vai, vai. Credo. No. No, era un gruppo ancora... C'è Gunn qui davanti a me. Sì, allora sei lì, Bettio. Ah, sì. C'è anche Ratto. Sai che Gunn si è staccato? Non lo vedo qua. No, ah, c'è qua. Scusami. È la mia ruota. Sì, sei andato davanti, Bettio. No, sono io che... Non sono rientrato. Ah, ecco. Perché non ti vedevo. Oh. Infatti vedo Ratto, vedo Ganna. Monaco. Ok. Allora, switch un attimo su... A sto punto col Brelli, perché lo vedo veramente cattivo. Cioè, se lo portano in volata, li massacra. Vediamo. Siamo qui, Pippo. Se mi stai ascoltando, stiamo qui. Allora, col Brelli stanno per puntare... Dai, Rattone. C'è anche Ratto. Comunque non è nel primo gruppo, è insieme a Ciccone, ma non è nel primo gruppo, Sony, pazzesco. Cioè, c'è gente davanti che sta andando fuori. C'è gente con il bike. C'è Remy Cavagna anche. O Cavagna. Ah, però quello mena, eh. Siamo qua tra tutti. Cioè, stanno facendo cose. Vediamo se riesco a trovare qualcuno più avanti ancora. Ma da quanti mesi è che Sony a 400 watt? No, adesso è 3,30, 3,60, 4,30, 3,40, no, ci sta. È la salita di prima che mi ha lasciato un po' così, cioè l'ha fatta tutta 600, 600. Vediamo Caruso. Io ho trovato un gruppo spettacolare, guarda. Caruso a 36 secondi, è dietro. In testa c'è dei prof, c'è Ciccone. In testa dei prof c'è Ciccone e Colbrelli. Cioè quello che ha dichiarato di essere mezzo ammalato è davanti. Cioè, guarda che incredibile sta roba. Praticamente le prof italiani gruppo... col Brelli, Ciccone, Tizza, primo gruppo, poi Caruso, Maestri, Fabbro, Carboni, Covili e Velasco, secondo gruppo. Torniamo su Maranga. Panista, dice la salita. Ma loro sono nel pezzo in pavé centro Innsbruck, voi siete ancora un po' indietro. Dai Pippo, ciao Pippo. Ma quanto sono io da Maranga? C'è 50 secondi dietro, ho visto adesso. Fai una sbattata, Bettio, fai una sgasata per la violenza. Ce la fai, se scasi, Bettio. Sì. Secondo me sì, dai, anzi guarda, mi collego su di te, voglio vedere cosa fai, dai. Ma il Bettio è a metà gas, sta parlando. Appunto. Allora, Bettio, dai, dai la secca, dai, mettiti a fare i watt che sai fare. Ma è cominciata la salita? No, però fa niente, dagliela lo stesso, che così rientri. Vediamo cosa può fare un vincitore del Giro delle Fiandre quando spinge sui rulli. Ma non vi ingannate, eh. Dai, Bettio, dai. Siamo tutti con te, Ruzza. C'è Filippo Ganna che ha scritto: Maranga, prossima volta ricordami di non accettare altre gare. E Bettio, però a 360 non rientri, bisogna menare di più. Oh, ragazzi, io sono a tutto. Dai, torniamo su Alan che inizia la salita allora. Ho la batteria quasi scarica del computer. No. No, non ci credo. Lo posso collegare? Dai, se scendi ti pianti però. No, stai lì, Bettio. Allora, se non mi vedete più, arrivo dopo. Sì, è iniziata la salita. Ale, Alan, salita.
Momento decisivo. C'è Daniele Ratto che ti aiuta. Dai, prova a tenerlo, prova a tenerlo. Qua bisogna menare, eh. Bravo, Alan, bravo. 500 watt, 540. Ma che in cima non finisce. In cima devi menare ancora, Alan, quindi gestiscila. Devi fare ancora 3,5 km a blocco. Bravo, Alan, bravo, bravo, bravo. Tra poco scolliniamo e sfruttiamo bene la scia, eh. Bravo, Alan. Ok. Bene. Adesso continua a spingere per un po' ancora. Continua a spingere per un po' ancora che ce la fai. Non mollare subito. Ok. Bravo, butta giù i denti che il rullo alleggerisce tu. Tieni duro, tieni duro. Che cacchio. Ok. Ambo! Dai, 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 dai. Stai con questo gruppo, stai con questo gruppo. Cala un filino e mettiti in scia queste che va bene. Sono centesimo, eh. Bravo, Alan, dai, dai, dai. Stai con questo gruppo, è arrivato anche Ganna, è arrivato Ganna. Ce l'hai davanti, tieni questi e tienili, non fare buchi, tienili senza andare davanti, che va benissimo. Dai che facciamo colpaccio, li eliminano la metà davanti, non preoccuparti. Bravo così. Hai ripreso un po' fiato e sostengo. Non accelerare, non accelerare, tranquillo, tranquillo, tranquillo. Cala proprio, alleggerisci i pedali. Ok. Perfetto, ricomincia a spingere appena appena per non farti sfilare. Bevi l'ultima sorsata d'acqua. Buttala via. Ok, allora, gruppo è buono, siete in tanti, dovresti riuscire a sentire bene la scia, sei dietro a Ganna, non spingere più di troppo, stai qui perché lo stai superando, cala appena appena, adesso devi, se ti concentra, stai alla ruota di Pippo, secondo me, proprio cercando di gestire la potenza in modo da non superarlo e non farti staccare, ti tira la volata Pippo, secondo me. Allora, curva U, l'ultima curva del mondiale. È ancora presto. Adesso 1, c'è 6, la curva 1, 6. U. 1 e 6. Lo so, ma è la curva U questa. Ci siamo quasi, 1,5 km all'arrivo. In 4.000 in diretta, Ale. In 4.000 in diretta a guardare la volata. E Daniele Ratto. Ale, qui stanno partendo. C'è già gente sui pedali. Tu stai qui in scia che va bene. Recuperate un altro gruppo adesso. Benissimo. Segui Ganna che va. Segui Ganna che va. Bravissimo, stai svattando come un disgraziato, più di 500 watt, sei già in testa però, un po' lungo. Vai fino alla fine allora, Alan, vai fino alla fine. Vai, Maranga! Vai. È che si vede quasi l'arrivo, eh. Stai un pochino in scia, rallenta un filino, che sennò le torni subito in testa. Aspetta un attimo, bravo, così, bravo. Rallenta un filino, rallenta ancora appena appena. Ricomincia a spingere a 3,50. Ok. Bravo, ci siamo quasi, eh. Vai, Alan, 20 secondi a tutta adesso. A tutta che ci siamo, dai, 20 secondi a blocco. È l'arrivo dietro la curva. Bravo, Alan, 600 watt. È il chilometro più lungo. Grande, ci siamo, adesso gira la curva e si arriva, eh. È lì, lo vedi l'arrivo, Alan, lo vedi l'arrivo, dai, tieni duro. 200, 300 metri, ale, 300 metri, dai, 200 metri all'arrivo. Grande, Alan, tieni, ale, spingi, 100 metri, non mollare, a tutta, 600 watt, Alan, a tutta. Grande Alan, grandissimo, ottimo risultato, bravissimo. Bravo Alan.
Che sforzone. Continua a pedalare, non mollare. Butta giù il rapporto duro e pedala piano piano. Fai girare le gambe. Anche lentamente, ma fai un po' di watt, che sennò ti viene da svenire. Butta giù il rapporto e fai girare le gambe duro. Questa è la classifica definitiva. Sì, lo sappiamo. Secondo me sei nei primi 50 tranquillamente. Oggi era dura, eh. Oggi era dura. Comunque, voglio ringraziare Bettio e Ganna che hanno rallentato per stare con me. Grazie, amici. Lead out. Io sono... non sto tanto bene. Spingi un po', Alan, spingi un pochino. Sei a 20 watt, devi fare un po' di fatica, sennò se spingi i muscoli si contraggono e fanno tornare il sangue al cuore. Aspetta che vado a attaccare. Fai almeno 100 watt, Alan, dai. Ce la faccio, Brambo. Dai. Devi far tornare il sangue in su, spingi un po', contrai i muscoli. Comunque c'è un cuore che è devastante, sei sceso a 135 battiti in un attimo, è un fulmine. C'ho anche una specie di coltello piantato qui intercostale. Ma quanto sei bello. Ok. Boh, torniamo a... Vediamo quanti ne squalificano oggi. La visuale di noi tre. Tra l'altro, Alan si è iscritto a Swift Power, quindi... per le settimane di vado. La gara verrà salvata lì, avremo tutti i dati ufficiali dell'evento di Alan. Volete fare qualche saluto? Nei commenti allora, lo facciamo leggere. Dai, leggiamo qualche fateli commento. Fateli voi, sì. Io non li leggo. Rambo. No, li leggo io, dai. Leggi tu. Vediamo. Ecco. Se schiatti non posso neanche venire a salvarti. Che trattore il Maranga! Sempre stato un trattorone Maranga. No, la cosa bella è che bisogna cambiare il titolo della gara, non è più Maranga contro tutti, ma Maranga con alleati. Contro tutti. Avevo degli alleati. Alleati contro... Ma mi spiegate perché questo polpo, che io mi sono perso qualcosa. Maranga, me lo vuoi spiegare? Adesso un attimo, dammi 5 secondi ancora. Madonna, che cos'è? Oh? Ma... Ma tu hai sgambettato per aspettarmi, ma io sono andato a blocco. Allora, nella gara della settimana scorsa, praticamente negli ultimi 20 minuti di corsa, si vedeva la Lisa dietro di me in cucina che sbatteva sto polpo, no? Sai che bisogna ammorbidirlo. E praticamente in diretta mondiale c'era la Lisa là dietro che bam, che menava sto polpo e ha creato, insomma, sta roba da... fatto ridere. Comunque qua dicono che il Betty non ha dato tutto, che vincevi facile oggi, che è stato qui a sgambettare. No, io oggi avevo una missione, stare con Maranga e portarlo all'ultima salita. Esatto. Allora la prossima ricambiare. Gara. Esatto, la prossima gara facciamo che i big vanno via libera. Oh. Va bene? Sì, però io voglio fare una diretta il giorno prima, anzi 30 minuti prima, e vedere il peso di Maranga. Perché io qui ora, se vai nel mio Swiss Compendio, io sono sempre 82, ecco. Il mio peso fuori gli Swift Companion, come si chiamano? Fuori. Probabilmente adesso sono anche più leggero di 82, perché queste scolpate. Allora basta di stivata, non devi fare tutta questa fatica gratis. Mai avute da in un anno e mezzo. Insomma, mi sono recuperato, dai, sto meglio. Bene. Leggi qualche altro commento, poi dai. Andiamo a fare la doccia. Allora. No, io l'ho già fatta praticamente, anche te, Maranga. Abbiamo sudato con te, grande Alan. Siete fantastici, la Romagna vi segue. Ascolta, chi è il primo pro di oggi? Ecco. Penso o Ciccone o Colbrelli o Tizza, uno dei tre. Ma pensa a te Ciccone, ma cioè, guarda che Ciccone la roba, cioè, mi ha fatto sentire l'audio, guarda, ha avuto problemi di sentieria, questo e quell'altro. Facciamolo, tiralo fuori questo audio. Ora lo tiro fuori. Tiralo fuori. Adesso no, perché insomma sono un po' messo male, però adesso vado a fare la doccia. Rispondo a Matteo,
La classifica la trovate aggiornata tra qualche minuto, che stanno togliendo tutti quelli che hanno barato, non avevano i rulli giusti, quindi non sappiamo. Faranno fatica a fare la classifica, secondo me. Sì, Alan ho visto che è arrivato attorno all'80esima posizione, ma penso che entra tranquillamente nei primi 50, forse anche di più. Un po' di gente lo toglieranno. C'era gente del gruppo C davanti. Era più alto il livello. Sì, sì, sì. Poi non so, comunque, ci corre... Boh. Ci siamo divertiti, dai. C'è Davide che propone due gare a settimana, cosa rispondi? Due gare, ragazzi, ma allora proviate voi prima. Perché noi non è che uno ci ha tirato una secchiata d'acqua, il nostro, maranca di... Allora, 62esimo dice... La gente vuole lo spettacolo. C'è Daniel Tansella che dice 62esimo. Ah, con quelli squalificati? Addirittura uno diciottesimo dice, però non so, mi sembra un po' troppo. Bisogna aspettare ancora una mezz'ora, secondo me. Vabbè, esatto. Comunque non mi interessa, dai, l'importante era fare un po' di show. Grazie Bettio, grazie Pippo Ganna. Grazie a voi. Grazie ragazzi. Mi hanno lasciato per strada. Buona, e anche Damiano, a fare la doccia. Cima, anche Damiano Cima è ratto. Ciao andate a tutti. La doccia che chiudo. Ciao Alan. Ciao Bettio. Ciao. Buona ragazzi, è stato bello, emozionante, sono andati veramente forte, ci saremo ancora in diretta mercoledì prossimo per un'altra gara, però ci saranno anche altri eventi nella settimana, venerdì workout insieme su Swift alle ore 11, domenica allenamento in diretta con la tabella, quindi non su Swift, alle ore 10.30, mi sono comprato il gruppo di continuità così sono sicuro che la corrente non cade più. In più domani c'è un workout, una sgambatina, un meetup tranquillo di me e Alan con altri 50 persone che si sono iscritte al meetup seguendo il GCN show di l'altro giorno. Per chi non si sia iscritto al meetup e non sia entrato in questi primi 50 può cercare me e Alan su Swift e pedalare con noi. Questo è tutto, arrivederci alla prossima diretta. Se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, iscrivetevi al canale di GCN Italia per supportarci e aiutarci a crescere, in modo che queste dirette saranno sempre più interessanti con sempre nuovi ospiti. Ciao, alla prossima, buona serata.